Ciao ragazzi, qui MadeSticks Audio Video Production e oggi andiamo a vedere la differenza tra pedali di modulazione e pedali dinamici. Sigla! Ok, allora premetto che questo sarà un video abbastanza veloce perché vado a spiegare soltanto le differenze che ci sono tra questi due pedali. Andrò a spiegare poi in dettaglio tutti quanti i pedali principali che si usano nella pedalboard e di conseguenza andrò a spiegarli magari con qualche grafico un po' come funziona ogni pedale e darvi magari un suggerimento su come andarli a posizionare nella vostra pedalboard. Ma iniziamo subito con i pedali dinamici. Ad esempio qua io ho un pedale equalizzatore, è un MXR a 10 bande. È anche quello che utilizza Slash solitamente nei suoi assoli. Perché è un pedale dinamico? Allora, il pedale dinamico è detto così perché va a modificare solo la dinamica del nostro segnale di chitarra. Quindi, ad esempio, l'equalizzatore, io posso andare a aumentare i bassi, posso andare a diminuire le frequenze medie, alzare un pochettino gli alti, ma il mio segnale sarà sempre ben capibile. Io riesco a riconoscere il mio segnale. Sì, avrà dei bassi, avrà degli alti, sarà magari cambiato nella percezione delle sue frequenze, però il segnale è sempre ben capibile. Come ad esempio, fatemi pensare a un boost, un gain, che cosa fa? Aumenta il livello del segnale, quindi dovete pensare che il segnale di una chitarra è una sinusoide. Aumentando il segnale posso andare ad aumentare l'ampiezza del mio segnale oppure a diminuirlo, oppure posso andare a schiacciarla questa sinusoide, e quindi fatemi pensare a un distorsore o un overdrive, quindi da onda sinusoidale diventa un'onda quadra schiacciandola, e quindi si riesce a sentire la distorsione perché appunto il segnale ad onda quadra è un segnale distorto. Invece i pedali di modulazione, e qui ho ad esempio un pedale analogico, un Chorus, e ad esempio questo è quello che usa Zakk Wylde. C'è la versione Signature Zakk Wylde, ha una colorazione diversa ma il pedale è lo stesso. Cosa va a fare un pedale di modulazione? Pedale di modulazione va appunto a modulare il segnale che noi mandiamo, quindi il segnale non sarà più lo stesso, sarà percepito in modo differente. Ad esempio un Chorus quello che fa è che va a sdoppiare il mio segnale e va a cambiargli anche il pitch, quindi va a cambiargli l'intonazione. O ad esempio un delay, il delay prende il segnale e me lo manda in ritardo, me lo fa ripetere più volte. Quindi il segnale non è più percepibile come singolo in questo caso, ma ce ne sono tanti e viene mischiato magari al mio segnale normale. O ad esempio un riverbero, il mio segnale viene mandato, fatemi pensare, i riverberi sono delle stanze, no? Quindi viene mandato all'interno di una stanza, viene captato a una certa distanza, quindi farà delle rifrazioni nella stanza, andrò a percepire il mio segnale che sarà completamente differente. Quindi questi sono i pedali di modulazione, sono i pedali che da un segnale principale, quello della chitarra, modula il mio segnale e cambia nel tempo. Quindi ad esempio i chorus, i riverberi, i delay, il tremolo e così via. Brevemente, dove vanno posizionati questi pedali nella nostra pedalboard? Facciamo una distinzione a livello macroscopico. I pedali dinamici solitamente vengono posizionati prima dell'amplificatore, quindi nella catena ci sarà la chitarra che entra nel pedale dinamico, andrà in altri pedali dinamici e quando uscirà andrà nell'input del nostro amplificatore. Questo diciamo è la regola generale, poi non è proprio così, ogni pedale ha delle sfaccettature che possono essere utilizzate anche in diverso modo. Invece i pedali di modulazione, come abbiamo detto, modulano il segnale, quindi vanno posizionati nel send return, quelli FX loop vengono chiamati nel nostro amplificatore, quindi vengono posizionati nello stadio dopo il preamplificatore e prima del power amp, quindi prima del vero e proprio amplificatore, perché il nostro amplificatore, la nostra testata, all'interno ha due sezioni, una la sezione di preamplificazione e l'altra la sezione di amplificazione. Prima del preamplificatore ci stanno tutti i pedali dinamici, dopo il preamplificatore, quindi a cavallo tra il power amp e il preamp, ci sono tutti i pedali di modulazione in cui andiamo a modificare il nostro segnale. Ovviamente non tutti i pedali seguono questa regola, o meglio, generalmente questa regola viene seguita, però nei pedali magari di nuova generazione abbiamo quel pomello in cui c'è scritto il livello. Si può andare a modificare il livello, quindi quanto segnale deve essere processato dal pedale. Se noi pensiamo di magari di metterlo a zero, questo vuol dire che non agisce, e quindi posso anche metterlo come un pedale dinamico. Oppure se vado ad aumentare anche di poco, vuol dire che una parte del mio segnale verrà modificato, l'altro invece no. E quindi una parte del segnale io riesco comunque a riconoscerlo, è rimasto immutato, e quindi può essere utilizzato come un pedale magari dinamico.
Se invece il livello lo vado a portare al massimo, ecco che allora tutto il mio livello che passa all'interno del pedale verrà modificato e quindi si comporta come un pedale appunto di modulazione, perché tutto il segnale viene modificato. E quindi a quel punto sarebbe meglio posizionarlo nell'FX loop. Ma comunque vedremo che ogni pedale ha una sua sfaccettatura e può essere al limite posizionato sia prima del preamp che dopo, quindi a cavallo tra il preamp e il power amp. Per oggi finisce qua il nostro video e vado poi a spiegare nei prossimi video dettagliatamente ogni pedale come si può comportare, se messo in modalità dinamica o modalità di modulazione. Ciao a tutti!